anche quest'anno più o meno siamo riusciti ad arrivare in tempo con questa preparazione, con questa macchina elettorale che, come sapete, comincia circa 2 mesi prima con la convocazione dei comizi, e ogni giorno praticamente ha delle attività che sono previste, per arrivare fino al 15° giorno antecedente, dove c'è il cosiddetto blocco liste, per cui si fotografa il corpo elettorale in quel momento. Quest'anno abbiamo 502.844 elettori, che rispetto appunto a 5 anni fa costituiscono 20.000 circa elettori in meno. Abbiamo 4.385 nuovi elettori, e quindi i diciottenni che votano per la prima volta, e sono maschi 2.257, le femmine 2.128. Poi sono numeri comunque che avete, anche quest'anno la statistica dice che sono di più i maschi rispetto alle femmine. Abbiamo anche il dato relativo agli ultracentenari, che come al solito è una forbice che si allarga sempre di più tra maschi e femmine, 42 maschi a fronte di 270 femmine. Inoltre gli elettori sono costituiti anche dai cittadini dell'Unione Europea che hanno presentato richiesta di essere iscritti nelle liste aggiunte. Quest'anno sono complessivamente 945 rispetto ai 410 di 5 anni fa. Oltre a quelli dell'Unione Europea abbiamo un piccolissimo numero che riguarda gli elettori genovesi che sono andati a risiedere nella provincia di Bolzano, complessivamente neppure una quarantina, che continuano ad essere elettori genovesi per 4 anni, quindi abbiamo anche questa particolarità, e questo è un piccolo numero, però è compreso appunto negli elettori di quest'anno. Le sezioni sono 653, di queste 122 sono prive di barriere architettoniche, quindi per l'accesso ai disabili che sono in carrozzella, e abbiamo 16 sedi speciali, che sono seggi costituiti principalmente nei luoghi di cura con più di 100 posti letto. Sono stati nominati 653 presidenti, e gli scrutatori sono 2.644. A questi saranno nominati poi direttamente dai presidenti altri 653 segretari, che sono appunto persone di loro fiducia. Questo per quanto riguarda un po' i numeri. Abbiamo poi un dato che si riferisce alle tessere elettorali, che sono state rilasciate come duplicato praticamente in tutto il mese di aprile e nei primi 3 giorni di maggio. Complessivamente sono 2.193, per cui un numero che rispetto alle edizioni precedenti è abbastanza basso. Presumiamo quindi che o il cittadino ha capito che bisogna conservarla, e quindi e di metterla in un posto dove poi la ritrova all'occorrenza, o altrimenti dobbiamo attenderci nel weekend circa 8.000 persone che verranno a richiedere duplicati. Comunque, per questo sono aperti ininterrottamente un termine grosso, ma durante tutta la durata delle elezioni, quindi fino alle 22 di domenica e fino alle 15 di lunedì, tutti gli uffici, sia centrali che periferici sul territorio, c'è il dettaglio anche nel materiale che vi è stato dato, con anche i numeri di telefono. Tra le iniziative di quest'anno c'era anche la possibilità di poter richiedere un duplicato di tessera elettorale anche online, collegandosi sul sito del comune, con la possibilità di poterla ritirare il giorno seguente.
c'è anche un ufficio in più, che è in via Mascherpa, dove è la sede del municipio Medio Levante, che pur non essendo un ufficio anagrafico, però si è messo a disposizione anche per il rilascio dei duplicati, quindi abbiamo persone formate anche lì e dovrebbe alleviare un po' l'eventuale congestionamento degli uffici di Corso Torino e soprattutto degli uffici anagrafici, sebbene ci sono circa 20 postazioni, quindi insomma siamo abbastanza preparati per l'arrimbaggio, ma insomma, ci auguriamo che finalmente dopo 12 anni circa che questa tessera elettorale è stata istituita, quindi nel 2001, i cittadini capiscano che va conservata e non gettata via come i certificati elettorali di una volta. Possiamo poi dire qualcosa sugli scrutatori, che come dicevo prima ne abbiamo nominato 2644, sono 4 per ogni sezione, e ad oggi abbiamo avuto 533 rinunce e 97 persone che non l'hanno ritirata, forse perché non erano in casa o comunque sono decaduti. Conseguentemente abbiamo sostituito quindi 623 scrutatori, che rappresentano il 23,5%. Anche qui un numero abbastanza basso, nonostante possa sembrare elevato, ma paragonato ad altre edizioni dove si arrivava oltre il 90, quasi il 50% di sostituzioni, il 23% rappresenta una cifra molto, molto modesta.